Allora, possiamo cominciare. Buongiorno a tutti. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Woodcutter Story di Mikko Mullulati. Spero di pronunciare bene il nome. Abbiamo anche Mercedes Fernandez, che è la direttrice del Torino Film Lab. Benvenuti. Ehm, io, eh, il film eh, si trova nella sezione Fuori Concorso e in fase di progetto ha partecipato anche al Torino Film Lab ed è stato vincitore del premio TFL Production Award. Questo poi ci torniamo dopo. Qui è un film in anteprima italiana, è, una prima, è stata una prima mondiale al Sommando la critica a Cannes nel, nel 22 e è una coproduzione Finlandia-Danimarca, Olanda-Germania e le, la distribuzione nelle sale finlandesi è già iniziata dal mese di ottobre. Io, Miko ti faccio alcune domande e poi dopo passo la parola al pubblico e poi magari Mercedes ci racconta un po' come è andata questa collaborazione in fase progettuale e ci racconta anche un po' che cos'è il, il Torino Film Lab. E, dunque, Miko è un regista finlandese, questo è il suo primo film e dopo alcuni corti eh, presentati in diversi festival, tra cui Cannes e Locarno, dove a Cannes c'è stato anche come sceneggiatore del premiatissimo Olli Ma, che mi pare fosse il 2016, e eh, è anche scrittore, che ha pubblicato diverse raccolte di poesie in Finlandia. Io mi sono immaginata che il lavoro di scrittura eh, di questo film deve essere stato abbastanza complesso, perché eh, c'è da dare un tono giusto a questa situazione, che è un tono molto particolare, e Però mi sono anche chiesta nella fase di lettura, poi, cioè nel far leggere questa sceneggiatura, com'è andata per poter scegliere l'attore giusto, ha dovuto farlo leggere a diversi attori. Com'è andata la scelta del, del protagonista? Ok, good morning, buongiorno. Uh, thank you for having us. It's very nice to be here in Torino um, and you asked about the, the production of the film and, um, and how, how did it go and, and so on. So it's true this is my first film as a director. Uh, my background is in is pretty much in writing. Uh, I, I was a screenwriter. I still am a screenwriter and I am a poet. So I started out actually I was quite young. Uh, I started to write poetry, and I have published four collections in the Finnish. Um, but uh, of course, this uh, moving into making your own film—it's a big step for anyone who's making the first film. And it's true that uh, this uh, this film is a very—it has very peculiar tone, and that comes from the text. It comes from the screen play actually, and. Um, because uh, I wanted to make uh, actually when I when I started to write this film, it all started because of this encounter with uh, with an actual woodcutter I met, and uh, I was very inspired by this man. he was very similar than the main character in my film, and uh, he was very optimistic, he was also from Lapland and he had a really hard life story, but he was still was able to keep this optimism, no matter what happened and I was so inspired, so I started to write. I didn't know is it going to be a book or a long poem or I don't know. I just started to write, and and eventually it became a film script. So that was the reason also for the when making the film, we really had to decide like if we want to keep the tone of the text, and that was the main thing with uh, me being a director and also the cinematographer, actors, everybody, and uh, so that was the, the 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 goal for us in a way to maintain the text. And uh, it is not realistic. It's a surrealistic text, and it's uh, mythical. It's uh, it is an adaptation of the book of Job from the Old Testament. So, so there was a lot of these uh, different elements that had to come together in a way in order to make the film. But yeah, maybe you want to translate. Yes. <laughs> <laughs> in primo luogo, voglio ringraziare il Torino Film Festival per averci invitato qui uh, con il nostro film. Eh, sì, questo è il mio primo lungometraggio eh, che approccio come regista e ehm, vi eh, dico che il mio background è quello di eh, essere uno scrittore, quindi eh, mi sono occupato di eh, scrivere li libri, sceneggiature e eh, sono attivo anche come poeta. In Finlandia ho pubblicato quattro raccolte di poesia. Um, quindi uh, ho iniziato a scrivere praticamente in giovane età, ma uh, passare poi alla realizzazione di un film, ebbene questo si uh, rivela essere un grande passo. È vero che questo film ha dei toni un po' peculiari e uh, questo trova origine nella sceneggiatura che io ho scritto. Um, L'ispirazione per approcciare questa sceneggiatura me l'ha data un taglialegna che ho uh, incontrato. Uh, che era esattamente o piuttosto simile al personaggio eh, principale del mio film, eh, un grande ottimista eh, proveniente dalla Lapponia e eh, che nonostante le tante difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, manteneva comunque questo approccio di eh, gentilezza e ehm, ottimismo eh, per affrontare la sua vita di tutti i giorni. Quindi da questa ispirazione ho iniziato a scrivere. Inizialmente non sapevo se avrei redatto un libro oppure se invece si sarebbe trattato di una poesia e alla fine ne è venuta fuori la sceneggiatura per questo film. Eh, abbiamo voluto mantenere eh, le, i toni della parola scritta in sceneggiatura all'interno del film ed è stato un lavoro collaborativo con tutti i eh, partecipanti alla troupe del film, dal, dagli attori e eh, dal, anche dal direttore della fotografia. Questo era l'obiettivo principale. Il film ha dei toni molto surreali, quasi eh, mitici e ehm, ho tratto ispirazione anche dal libro di Giobbe del Vecchio Testamento. Mentre scriveva questi, questi toni surreali, aveva già in mente un attore preciso o come lo ha scelto? Mm, I didn't l'attore know the actor when I was writing. And but uh, actually this Jarko Lahti who played the main main part was also the main actor in uh, Happiest Day in the Life of Ollie Mackie which I wrote, I, I And obviously, so I wanted to try with him. Uh, I did a casting myself, so I had several actors, but um, I really liked so I, I get to choose him, even though we are friends, so I had to <laughs> do the casting for him i don 't know if he liked it, but <laughs> but that 's how we did it and uh, I think it 's always the casting is very important in film, so you have to be really sure and I see even though i 'm a writer, I see that half of the film can come from the text, but as much as the text comes from the actor so even though you really have to be sure that this is the one. And they always, good actors, they always bring more to the to the film that is the text. And that was the case with Jarko. Uh, he, how he read the script, he was able to tell me uh, these things I haven't thought of. And, and he said that the main character is, uh, you can read him as a passive character, but actually he is not. And I was very uh, interested in this, this approach so i, I wanted uh, to have him. and also we were talking a lot about old films and even buster keaton, uh, stan laurel and, laurel and oliver hardy and, and fellini. Uh, in la strada is the character of Gelsomina. so it's, there is some similarities and he, he was able to bring these, these qualities in the, the thinking and in the. so it, it was a collaboration in that sense. so i, I was very happy to have him. Non conoscevo l'attore principale del mio film, Jaco, anche se aveva interpretato il film di um, uh, Yuho Kuosmanen, la vera storia di Olly Mackey, uh, che io, appunto, uh, a cui ho contribuito con la sceneggiatura. Uh, quindi, um, nel momento in cui eh, eh, mi sono approcciato a lui, eh, quando eh, l'ho conosciuto, ho eh, comunque deciso di organizzare un casting perché secondo me il casting è fondamentale per riuscire a trovare l'attore giusto. E mh, volevo assolutamente che il personaggio principale fosse interpretato da un attore che avrebbe potuto contribuire modo, mh, nel modo migliore e più sicuro per la riuscita del personaggio stesso. Credo che, Infatti, metà del risultato che, eh, di successo che ottiene un film è eh, dovuto alla sceneggiatura e l'altra metà si può attribuire proprio alla performance di eh, un attore. Quindi volevo essere sicuro di aver selezionato l'attore giusto per interpretare questo personaggio e che eh, poi mi sono reso conto ha contribuito in maniera davvero eh, importante al film stesso eh, perché ha recitato. In una maniera straordinaria, e eh, mi ha anche fatto notare determinate cose che eh, io non avevo notato, tipo che questo personaggio che interpreta potrebbe sembrare quasi passivo nell'accettare tutte queste situazioni che gli capitano, ma in realtà non lo è affatto passivo. Quindi ho voluto mantenere anche questo suo contributo all'interno del film. Ci siamo ispirati a personaggi tipo Buster Keaton, Stanlio e Ollio. Eh, a Fellini, il personaggio di Gelsomina nella strada e tutte queste ehm, sfaccettature poi sono entrate a far parte della collaborazione del, dell'attore all'interno del film. Tra le tante dimensioni di questo film, a me mi sembra che ci sia anche molto una dimensione di attesa di un'apocalisse, cioè come se dovesse accadere qualcosa di assolutamente drammatico. Allora volevo chiederle se Pensa che questo nostro tempo attuale sia più esposto ad un'apocalisse rispetto ad altri momenti storici e anche magari in che momento ha scritto Yes, it's true. It's se uh, I mean even though it plays out as a comedy at some part, but un under that it's actually a very serious question. And it was a very serious question for me when I was writing it. And I started the script already, it was many years ago, so the world was a bit different than it is nowadays. And, but somehow I still had this I don't know why, but I was just writing this about this man who, ha, who was very optimistic. And, and I felt that there is something bad is going to happen. I don't know why. I had this anxiety. And I needed something to comfort me because I was afraid. And uh, even though things were very different that back in the days. And uh, and when now when when I, f I still feel I mean we all, all know that there are these threats upon us, and we are living some of them already, but I guess it's uh, it is a question of how, how can we keep the humanity even though we are we are facing all these ordeals and and I felt that making this rather crazy story and it's it's not realistic and. It, takes, it happens in, in northern Finland in this remote village where there is winter, and it's very different than like what we have here or even in Finland. And I, I felt that in this, this landscape, in this, uh, this kind of character, I, I found some possibility of hope, and that was the most important thing for me. I, there is no answer to anything, and, and at the same time, the film for me when I was writing it and, and making the film. It is, a, it is a very metaphorical film. Even though it's, it's a, it, there is a story, it's not that hard to follow. But when you start to think, like, what actually happens, where does it go, it gets complicated. And this is the metaphorical layer, which is especially in the end. Because I feel that, that we, the, the, in a way, the process of life is letting go of everything. One by one, we have to let go of everything. The more older we get, we have to just lose a lot of things. And, and in the end, we all go somewhere we don't know. So that, that was the, that is in a, in a way that's the structure of the story. And, and also the book of Job, which has pretty the same kind of things as actually. E infatti è proprio così, è vero. Eh, anche se in numerosi punti della, dello svolgimento del film si potrebbe avere la sensazione che si tratta di una commedia, eh, io ho affrontato la sceneggiatura di questo film ponendomi delle domande estremamente serie. Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura vari anni fa, diversi anni fa e il mondo era diverso rispetto ad oggi, alla situazione contemporanea. E ho Trovato proprio il bisogno di eh, scrivere eh, una storia sul, eh, sull'ottimismo, su, un su un personaggio ottimista. Non so perché, ma probabilmente perché latente eh, provavo questa sensazione di ansia, questa eh, paura di un qualcosa che eh, stava per accadere. Avevo bisogno di cercare una certa eh, sicurezza. Eh, ripeto, sebbene il mondo, quando ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura, fosse diverso rispetto a. Ora. E mi sono posto delle domande molto serie, come vi dicevo, e eh, una di queste era come possiamo mantenere l'aspetto eh, di eh, umanità eh, tra, tra noi nel mondo contemporaneo. E, mh, Scrivendo questa storia un po' bizzarra, un po' folle, eh, che non è assolutamente eh, realistica, che si svolge al nord della Finlandia, in Lapponia, che è un paesaggio estremamente diverso da quello che avete qui, e anche diverso rispetto al paesaggio eh, generale finlandese, um, ho, ho collocato questo personaggio che per me doveva proprio trasmettere speranza, la possibilità di, eh, di trovare la. La speranza eh, ci sono tante domande a cui non si trova risposta all'interno del film e ehm, mentre lo scrivevo mi sono accorto che eh, era proprio un film davvero metaforico sebbene ci sia una storia che ha un inizio ed ha una fine effettivamente è molto stratificato è molto complicato e anche molto più profondo di quanto mh, possa eh, sembrare il film ma ho cercato di eh, capire come eh, Tentare di trovare un certo ordine, sebbene perdendo eh, qualche pezzo qui e là, eh, si possa ehm, conseguire. Quindi, come conseguire l'ordine, sebbene si perdano dei pezzi? E poi, ehm, dove, dove stiamo andando? Ebbene, questa è la domanda, non, non so che risposta dare, però è, è molto simile a quello che si legge nel, nel libro di Giobbe. Sì, sicuramente questa speranza mi sembra che sia anche data dal fatto che, che la comicità è più uno humor che non perde il contatto col personaggio e che ha molta tenerezza per il personaggio, che mi chiedo anche se non si avvicini un po' alla poesia di cui lei parlava prima. It, it, I think the humor is very important in this film. Also, the, in order to, to really uh, like make something with the hope and tell, so tell a story about the hope, we need the humor. And actually, I have found that I, when I started to write, I didn't, wasn't, wasn't thinking that it's going to be a funny film because I, it was a very serious question for me. And I wrote, and when I gave it to the producers and they, they read it, so they started to laugh. And, and I thought that that is actually very nice because the more serious, sometimes it happens that the more serious you get, it, it becomes actually funny because I think it's, a, it's a, there is a word for it in poetry, uh, it's a Latin word, it's called hyperbola and it means just to over-exaggerate and if you over-exaggerate everything like, like beyond the limits, it, it starts to be crazy and it starts to be funny as well but at the same time you can keep the, the actual content. And this is a means of poetry in a way, like as is metaphor. So, so I, I am into that. I, I like it. And, uh, and I, I don't think it would have been possible to make this film without the humor. And, uh, and, and obviously, with the actors, that was something that we, they, they enjoyed making, making this kind of film because they, they can lose the realism and they can do something as more as in theater in a way. Assolutamente sì, credo che il, il senso dell'umorismo del film sia parte integrante della capacità di fornire speranza. Nel, Nell'umorismo si trova anche la forza di avere speranza. Eh, tra l'altro quando ho iniziato a scrivere che il, la sceneggiatura... Assolutamente non l'avevo approcciata con questo senso di uh, commedia, di divertimento, bensì l'avevo affrontata come una sceneggiatura estremamente seria. Quando poi ho consegnato il copione ai produttori ho visto che cominciavano a ridere e ridevano e ridevano ed effettivamente mi sono reso conto che più uh, scrivi con uh, questo desiderio di essere serio, e maggiore è maggiore il senso di divertimento che si crea, come nella parola latina dell'iper. Quindi più esageri e più vai oltre questi eh, limiti e più, più si conseguisce un risultato che è folle e eh, divertente. Però, eh, nonostante tutto, si mantiene il significato eh, che si vuole eh, trasmettere. Un poco un po' come anche con la metafora. Quindi il film sì è proprio pieno di questo umorismo eh, così particolare ed è stato molto piacevole anche per gli attori mentre recitavano sul set e abbiamo mantenuto proprio un atteggiamento che può essere molto simile a quello del teatro. Se ci sono delle domande dal pubblico... Eh, buongiorno, ho visto il film ieri, mi sono divertita davvero tanto, volevo farle innanzitutto i complimenti perché l'atmosfera surreale che, che crea è straordinaria. Quindi mi chiedevo se potesse dirci qualcosa di più sulle sue influenze cinematografiche. Io ci ho visto un po' di Fargo, un po' di eh, Twin Peaks, ecco, quindi se appunto questo eh, come si è poi rintracciato all'interno del suo film e se potesse dirci anche qualcosa in più riguardo al. Agli altri personaggi del film e come li ha caratterizzati. thank you, thank you for your kind words <laughs> um, it's true it's like uh, that of course there are influences but at some point we try to avoid something that we don't want to take something from other film and use it as it is but but we cannot avoid influences obviously and because, like I said, the, the screenplay I wrote it for quite many years, and it was very—it it is the basis of the film in a way. So that it was very literate, literate, the script before we started to go into production. So I had this idea of uh, of these uh, short stories by Kafka, and actually they, there's there's some similarities, not all, but I mean, if you think of the, the scene with the, the psychic singer, and the, he's talking about this long monologue and that's that I was thinking a lot of these kafka short stories because they have this this quality of uh, existential horror which i was really interested and uh, but but in films we were we were talking about these old comedies like like i spoke like fellini and and these these silent films especially with the main actor uh, but also we watched the Takeshi Kitano's film from, from the 90s because I I enjoyed the way he's he's limiting the act, actors in a way that he's taking a lot of, of the psychology away, and I think it it's also a bit funny, but, and it's it starts to be absurd, and um, and also the the question about the side characters because that's it's very important. because the main character, I mean, it's his story, and he has this, he is the way he is, and he is not changing that much. So I, I needed to have these other people in the in the story that are reflecting the things that he's going through in a way. The, he's, he has this his neighbor, this friend in the beginning who goes crazy with the, the barber thing and he basically destroys himself out of the jealousy and and this masculine <laughs> like hatred he has. And, and also, there is this one man working in the sawmill, and then he's also working at the mine, and he's constantly looking for the meaning of life, and that's like his little arc, and obviously, the boy is very important. so it, it was not usually we have to have the main character is very powerful and everything has, has to do with with the main character. but in this story, because it is, it is structured in a bit different way, so I really needed all these side characters, and they all reflect on upon the same theme in a way. So that was what I was trying to do. And, and also, I think they bring a lot of humor, which is also, also good. So, I can even go further in the over exaggeration in a way with the, with the side characters. Eh, sì, ci sono ovviamente influenze che uh, ho ehm, nel, tratto dal, dagli altri film, però ho cercato di allontanarmi il più possibile da queste influenze perché non volevo prendere a prestito da altri quella che era eh, la, la mia storia che volevo raccontare. Tuttavia eh, le influenze appunto ce le abbiamo dentro in un certo senso, quindi ci sono. Eh, la mia sceneggiatura è stata proprio il, il lavoro fondante eh, del film. Abbiamo cercato proprio di riferirci alla sceneggiatura in maniera davvero molto molto letterale e ehm, per tornare alle influenze quando ho scritto eh, del personaggio del cantante eh, che eh, aveva facoltà paranoica. Normali, mi sono ispirato alle novelle di Kafka eh, perché ho trovato proprio tanti riferimenti nelle sue novelle di questo eh, horror esistenzialista che ehm, c'era anche nel personaggio e per me questo era un aspetto davvero importante da riportare. Eh, poi altre eh, influenze possono essere ravvisate nei eh, film più vecchi, chiamiamoli così, quindi eh, Fellini come ho già detto. I film muti eh, mi hanno molto eh, influenzato per la recitazione del personaggio principale e poi Takeshi Kitano, eh, mi piacevano tantissimo quei film, i suoi film degli anni 90 dove lui con la sua regia limitava tantissimo eh, la performance attoriale affinché ci fossero proprio eh, dei limiti e eh, non entrassero um, troppo nella psicologia del personaggio. E, in questo modo diventavano da uh, personaggi divertenti a personaggi quasi assurdi. Eh, il personaggio principale, appunto, è il, la storia portante del film e quindi in, era importante che ci fossero tutti gli altri personaggi comprimari affinché la, la sua storia potesse essere eh, supportata e raccontata e riflettevano quindi l'esistenza del, del personaggio principale. Eh, posso parlare del vicino di casa eh, di Pepe che, appunto, con la sua. Sua gelosia nei confronti del barbiere per la moglie poi si autodistrugge praticamente eh, racconto anche di questo uh, arco di vita di questo uh, altro comprimario che uh, lavorava alla segheria e che poi va a lavorare in, min in miniera e anche lui appunto um, ha una, una sua che si pone tutte queste domande esistenzialiste anche lui ha una sua importanza, anche il bambino ha una sua importanza, quindi tutti questi personaggi eh, comprimari dovevano eh, riflettere sui temi fondanti del film e poi sull'aspetto dell'umorismo, perché eh, volevo proprio portare all'iperbole, all'esagerazione. Io passerei adesso la parola a Mercedes così ci racconta come il film si è inserito nel Torino Film Lab e più in generale che come funziona il Torino Film Lab. Grazie mille. Il film di Mico è stato da noi nel 2018, il Torino Film Lab è un laboratorio di sviluppo di lungometraggi, è sempre parte del Museo del Cinema, nasce nel 2008 con l'idea di affiancare al festival, quindi un posto dove si vedono i film, un laboratorio dove i film si facessero. Quindi, questo è quello che capita al Torino Film Lab: lavoriamo con sceneggiatori, registi e produttori in tutte le tappe che precedono la produzione del film. Quindi, ad esempio, con Mico, noi abbiamo lavorato in tutta la preparazione della produzione, anche aspetti di regia e ancora nella scrittura. Abbiamo due programmi di sviluppo di lungometraggi al Torino Film Lab, uno si chiama Script Lab, è concentrato sulla scrittura, il secondo, Feature Lab, nel quale ha partecipato Mico, è, um, si lavora ancora nella scrittura ma anche in tutti gli aspetti collegati alla produzione e alla regia. Um, All'interno del Torino Film Festival c'è una sezione che si chiama Torino Film Lab, è una sezione fuori concorso dove si fanno vedere una selezione dei film che sono usciti nell'anno e che hanno uh, come dire, lavorato con noi al Torino Film Lab. Um, Quest'anno i titoli sono quattro, a parte il film di Mico. Uh, abbiamo A Mail dalla Colombia, Runner dagli Stati Uniti e The Accident dal Brasile, e abbiamo anche tre film in concorso: uh, Doctor of Rage dalla Nicaragua, Pamphir dall'Ucraina e Unrest dalla Svizzera. Quindi, ben sette titoli all'interno del festival che per noi ovviamente è uno spazio molto importante dove far vedere i risultati del lavoro. Ma è a sessioni il laboratorio, come funziona nel corso dell'anno? Allora i registi, i sceneggiatori, i produttori lavorano con noi lungo tutto un anno. E quello che succede durante quest'anno è che partecipano a tre workshop. Um, più o meno cinque giorni ognuno questi workshop si tengono in diversi luoghi dall'Europa e lavorano con degli esperti appunto di sceneggiatura, uh, regia, suono, marketing quindi um, affrontano tutti gli aspetti di preparazione del film questo percorso annuale finisce a Torino a novembre proprio in questi giorni quello che facciamo è che durante due giornate, noi adesso abbiamo appena finito l'evento di quest'anno, i professionisti presentano queste storie all'industria internazionale. Invitiamo produttori, distributori, agenti di vendita da tutto il mondo a venire a Torino e um, i registi raccontano le loro storie, presentano i loro progetti. Uh, con l'intenzione di creare delle collaborazioni professionali, quindi magari alcuni di loro cercano un produttore, altri cercano coproduttori, altri cercano agenti di vendita. Diciamo che noi offriamo uno spazio dove possano nascere delle collaborazioni professionali. Oltretutto diamo anche dei premi alla produzione. Ad esempio, Mico uh, aveva vinto un production award di 40.000 euro, quindi sono dei premi tra i 40 e i 50.000 euro che vanno a, a sostenere la produzione del film. La particolarità quindi di questo percorso è che i professionisti lavorano con noi dal momento dell'idea di un film fino alla tappa della produzione e della distribuzione, perché abbiamo anche un fondo per la distribuzione. Quindi è questo approccio, diciamo, olistico, se, se vuoi dire così, che un po' caratterizza il, il Torino Finlab Benissimo, grazie. Mi sembra una cosa bellissima e soprattutto molto necessaria. Sì. Quindi, grazie. Grazie Mercedes, grazie. grazie Mico. Se avete delle domande, gliele fate poi dopo, perché dobbiamo chiudere. Grazie a tutti. Grazie a voi.